Buonasera a tutti. L'ora X è effettivamente sempre più vicina. Si voterà il 21-22 aprile per le regionali. Abbiamo due candidati: Angelo Tomasin, Sinistra Ecologia e Libertà, e Stefano Della Pietra, la destra. Grazie di Buonasera, essere direttore. intervenuti. Buonasera. Comincio da Tomasin, però, per una cosa abbastanza curiosa. Io so che lei è appassionato di vinile, di dischi, un discografo molto importante. E qual è la colonna sonora di questi tempi? Cosa metterebbe come colonna sonora? Quella di Good Morning Good Vietnam. morning Vietnam, Sì. Anche, Apocalypse Now, insomma. Anche, potresti. hai capito. Lei della pietra si è... Allora, siccome sono friulanista, c'è un ragazzo bravo, Attilio Gabai, che ha fatto un CD e ci Sì? tengo. Mi piacerebbe Attilio sono io perché mi ricordo la canzone di mio papà, che è mancato ed è fatta da Ah, capito, una. quindi Una cosa, ma bravo sto ragazzo che verrà una cosa anche. personale. Allora Sì. torniamo subito da... C'è anche Gianfranco Lenarduzzi, pensavate che non Buonasera, fosse buonasera venuto. ai nostri È un ospiti, po' in ritardo, ma buonasera. insomma, Buonasera a vabbè. tutti. Ricomincio da Tomasin perché ha aderito al progetto Un Friuli Farente. Allora, in Ceca levi farente il Friuli. No, alle ceche Varese in Novo è che fosse differente il Friuli. Il movimento politico è nato di poco, è stato fondato di Sandri Carrozzo, di Tony Buian e di Luca Peresson, più una serie di altri amici, fra cui io e altri candidati alle regionali, tipo Cristiano Sciaurli, PalPD, Lorenzo Croatini, Pai Cittadins, e Roberto Dapitt, Roba di sempre. Ciampa, insomma. Sempre con sé, sì, movimento che non si definisce autonomismo, ma che è un movimento politico di Ciampe. Vinta stai che le leggi elettorali non permette, le leggi elettorali regionali non permette la presentazione di un movimento politico autonomista in senso stretto, Parvi das per firmis. via des firmis, bisogna tirare su 1.000 firmis per province, più 650 in Chiani e Alla Carnia. Friul, E qual è il problema? 4.650 Sì. firmi si pare in pochis. Parlo come me, che c'è pazzo firme sin lunga in l'arc. Bon, per fare un confronto Estrazione agli radicale, politicis, all'ere necessari, bon, d'accordo che sono stati vari modifiche alle norme di legge, 1.000 firmi in tutte le regioni. Cioè, Cascosi, il nostro partito cascosi. ha chiappato 1.000 firmi in tutte le regioni per le politiche e Scusi una 4.650 per domanda. le regionali. Lui, Croattini e questo movimento di Ciampa, eccetera, ha fatto qualche battaglia per caso per contrastare la scelta della regione di Chiapassù anziché 25, 30.000 firme per indire un referendum? Non lo sai, non puoi saperlo. E comunque, È l'anima adesso. radicale che aveva Sì, fuochi. no, no, ma puoi essere Sono d'accordo con tante quello. sopoggias. Sono tantissimi, sì. Bene. Sei d'accordo con Allora che non sono d'accordo. Boh, la linea me? si intuisce. Prego. No, dicevi, un Friuli differente, tal senso che le nostre idee che di riconquistare l'autonomia e la specialità basandole sulle quattro lingue che fanno parte di questa regione. Quindi una visione a 360 gradi di questo Friuli, di questa regione. Ecco, con Stefano La Pietra, Cassal Furlan e Sì, comunque vabbè, Lorenzo, poi ecco, Principato di rappresenta Zovello, Ciampa. Carnico, Principato di Principato di Zoviella. Zoviella. Allora, sì, a questo. No, con Bravo Stefano La Pietra, scritto, appunto. appunto. Le firme noi le abbiamo raccolte, ci è mancato 60 a Trieste, purtroppo, e a Gorizia, però le abbiamo raccolte. Biotto, qual è Ecco, difficile? no, sicuramente è difficile. La domanda però è questa, e ribalto la questione di Tomasin. È ancora differente il Friuli o è stato completamente omologato? Ovvero le qualità, salto nel lavoratore, senso il banale, ma le qualità tipiche di questa terra, i valori tipici ci sono ancora oppure no? Allora, secondo me ci sono ancora, perché vedo che le persone ancora, io giro Friuli, amano Friuli, si impegnano tanto per i Friuli e danno cuore, anima, vedo anche questi giorni qua, dove la gente adesso non è arrabbiata, ma è disperata per quello che sta succedendo. E a volte io parlando dalla Carnia fino andando alla Bassa, vedo che si impegnano tutti, hanno riscoperto di nuovo anche per dire terziario, cioè l'enogastronomia, ritornano, adesso leggevo l'altro giorno a fare lo zafferano, cioè la terra si riscopre ancora. Ci sono belle persone. Adesso, difatti, l'importante è valorizzare le persone, guardare a chi si impegna, a chi mostra la faccia. Non è finito il tempo della politica o del Friuli, che i tempi belli di Storici Comelli o altre persone non ci sono Cioè le più. vacche Ecco, grasse. è ora di finirla in questo senso qua. E chiaramente la politica deve dare un esempio, uno dei primi. È quello che deve essere il primo a dimostrare che il Friuli vive, a spiegare un po' cos'è il Friuli, a farlo conoscere, non solo con Friuli Live, ma andando sul territorio, spiegando la cultura cos'è La friulano, tramite promozione, dai. la Però la promozione promozione, costa della dei valori, pietra. ma la Dicevo. promozione è quella che sono abituato io, di chiesa, di borgo, di Ah. paese, cioè non costa, anzi quando c'è
qualcuno che dice, non so, faccio un esempio, le cose semplici, di 500, le 600 euro per la sagra, per la festa, per le associazioni culturali, amatoriali, riuniscono tante famiglie. Cioè è un momento di incontro, si tabaia Furlan, si segna in viola la lingua. E tutte le cose obbligate a volte non le imparano ben volentieri. Che belle sfumature di friulano tra Della Pietra e Tomasin. Tomasin invece ti volere sapere se questa regione che vincumò, la regione autonoma Friulanese Giulia, arriva a tegni dentro il Friul differente. E c'è regione può essere che si mette in sintonia col Friul differente. Allora, io vorrei ricollegarmi sì, un po' alle risposte e alle domande di prima. Io penso invece che sia di stato un mutamento antropologico all'interno del non solo da Friuli, ma di tutte le regioni. E fa sempre un caso che dai centri commerciali, che di Martignà, in particolare l'outlet di Palme anche, che sono strutturati come dei paesi, quelli viuti, quelli placci, i banchini. Quei pensionati che vanno in via a Chiapalchialde, le strade di Chiapalfrei. Sì, esattamente. Le centri commerciali che organizzano le cene di Natale, poi vecchi robis che una volta faceva le comunità, il comune in senso stretto. Quindi questo senso di comunità che si è trasportato, si è perduto, per cui UEA si va furta in questi paesi a svolto di sera, in piazza non c'è nessuno, in Tostauri non c'è nessuno. Però sabato e domenica sono due al centro commerciale. Ma allora, bene di tornare ai ultimi di Turoldo no, e ai primi si può anche chiedere via di mies, no? Ah. Come il discorso che diceva Troisi, meglio un giorno da leone o cent'anni da pecora, potremmo cambiare un design di Ors Pardisi, no? Cioè, si può anche chiedere una via di mies, tal senso di rivitalizzare l'autonomia di queste regioni, le specialità basate su tutte queste confluenze di lingue e di culture che sempre state queste regioni. C'è costi a tutte che robe che lui ha descritto? Costi anche noi forse, basta che si metti in tal chiave di fare una rivoluzione culturale in tal senso che insomma. Cioè la minoranza linguistica, il traduttore in consiglio regionale, visto che sei scandidato in consiglio regionale, perché no, se le prevedo di una legge statale, perché no, non è un costo parecchio anche chi, le legge 482 che ne sono state applicate nelle ultime zone, non è un costo parecchio. Della Pietra, faccio la stessa domanda che avevo rivolto a Tomasin. Che regione serve, lei dice si è conservato qualche tratto del valore friulano, che regione serve per mantenerlo e per svilupparlo? Sai, la regione è di tornare come si era una volta, cioè stare vicino alla gente, dove ancora è buon segno e buona educazione salutare le persone, dare una mano agli anziani, fare anche lo stesso friulano che si faceva una volta. Cioè io noto, ad esempio, vedo anche che vengo dalla Cane, poi che vengo giù pian pianino, vedo anche a Udine, la stessa Udine a volte prendo, raccolgo le carte per terra, in autobus do lo spazio alla persona anziana o alla persona incinta. In montagna, vi faccio un esempio di mia cugina, che ha locale su, senza fare pubblicità, ma Zovello non è... Tu si clami il è Della Pietra Stella, e Don Ari è il mio cugino che parla. Si chiama il locale? Harry, che è il mio cugino che anche parla. Anche vi importate a casa. No, ma lì, per dire, ha preso anche il negozietto, l'ha mantenuto vivo, cioè certe realtà, la scuola, lo stesso comando dei carabinieri o comunque il barbiere, cioè in realtà va mantenuta e vive, non si può sempre pensare di accentrare, a volte bisogna un po' decentrare, come i comuni, faccio un esempio sciocco se mi permette, ma è attuale, si dice abolire province, no, un attimino. È una cosa che possiamo, su cui possiamo ragionare, per esempio sulla questione del friulano, della cultura friulana, la provincia di Udine un certo ruolo l'ha avuto. Sta facendo un bel lavoro, perché poi il friulano, a volte si dice tabain furlan, ma è quello di Zovello che è carnico, dovrebbe essere friulano, o l'udinese, o resiano, ma comunque la cultura ha un costo, io sono dell'idea che la cultura e la sanità, diciamo che a volte vengono colpite le persone dove? Nella salute e nella cultura, per cui la cultura e la sanità devono essere valorizzate. Il dramma Tomasin è che le persone spesso vengono colpite anche nel lavoro e credo che questa poi alla fine sia la questione delle questioni, per cui quando chiedevo che regione, mi è venuto di dire che c'è regione, stai per il Friuli, la domanda di chi era Furlan, chi era in Furlan, stai per il Friuli, no, con lui, non impone perché altrimenti, ecco, c'è regione, tegni dentro il Friuli differente, c'è regione, poi da lavoro che è Friuli differente, c'è la voce differenza, valino perché è Friuli. Due di mattina eri al convegno in Manea del CGL alle fiere di Udine, dove era presente la Camusso, Belci, Agrusti,
il direttore del Wall Street Journal concorrente e un'altra persona che da pozzo di Union Camere. E la sensazione che io ho avuto è che è chiara l'idea che tutta la stessa barca, quindi è stato un approccio a onde comune delle bande di tutti i vari rappresentanti, che il problema principale è il problema del lavoro. E bisogna mettere in piedi un plan intanto per un reddito minimo garantito, una legge che è stata fatta in che modo dal 2006 e che è stata una delle prime. Fino ai best per fare roba lì. Si può tirare fuori, di tanti bandi. Prima di tutto un fisco. Allora, io personalmente sono per una riforma fiscale all'americana. Quindi, tot si chiappe e tot a fin dall'anno, tratti le spese, si paga di tasse. Punto. Non sono senza. Col sostegno di imposte abolito? Sì, perché io di pagare ogni fin mese sulle mie pae? Anche la trattenuta sindacale? Anche il trattenuto, che l'hai già chiamato un po' di anni, insomma, no. Dopo la raccomandata? Lui alla decedi consapevole, volta per volta, dice che fa, su chi sfonda le porte bianche. Scusi, e Belci che fa, così la paternale sul lavoro, c'è mister Fasi al Belci? Alla partita IVA? No, idea. Ah. Queste frecciatine che non... No, io ho un lavoratore dipendente. Il sindacalista ha lei un'aspettativa, un dipendente al pubblico impiego e al fascio il sindacalista. E io non è l'unico. Dopo magari rivengo. Allora, con Stefano Lapietra, la questione lavoro è una questione trasversale, cioè non sta trasversale, a destra, a sinistra, eccetera. Dunque, lei ha qualche idea, qualche riflessione? Ho fatto i conti riflessione. Quest'anno in Friuli, parliamo, 18.000 licenziati e 285 aziende sti giorni saltate. Io stesso che sono nel commercio, mi faccio in quattro, vedo le difficoltà che ci sono. Qualcuno impara anche un po' a fare furbetto, ma io dico l'esempio... Cosa significa qualcuno impara a fare furbetto? Che poi in questa situazione qualcuno tende a non pagare, se poi a volte è lo Stato che insegna a non pagare, voglio dire che a volte no, il pesce puzza dalla testa. Il problema qual è? Che quando arrivi qua è lo stesso sistema che si parlava prima, cioè io penso che uno debba fare un lavoro. Ad esempio, pigliamo anche la Regione Friuli Venezia Giulia, ammettiamo anche le nostre colpe, i nostri torti. Andiamo a vedere un sistema, non so, tante persone che hanno tantissimi incarichi e che a volte non sono nei posti, perché non riescono a seguire. Questi incarichi potrebbero essere divisi per tantissime altre persone. Sono incarichi gratuiti. Ma gratuiti, qualcuno li fa gratuiti, però in quel momento non è gratuito, se lo fa gratuito non può fare il suo lavoro. Non so, prendiamo chi fa il sindaco, il consiglio provinciale, o ha due incarichi, o adesso l'ha messo da un'altra parte. Come fa a essere gratuito se non riesce a fare il sindaco in quel momento, che dicono tutti che è difficile da fare, no? Cioè gratuiti voglio vedere, perché poi tante cose, anche in quel caso lì sono andato a vedere, parlo della zona di Tarvisio, due cose che sono saltate non le sapeva la provincia di Udine, che doveva saperle, dove c'era questa rappresentante. Ma lei ha fatto fustigatore un po' in provincia, da consigliere provinciale. Ma è stato anche fustigato, mi pare, con una certa violenza. Sì. Lei ha fatto, soprattutto all'interno del suo partito, del PDL, no? Popolo della Libertà, di questa libertà che dovrebbe favorire la meritocrazia, il libero mercato, eppure esempi di... accomodamenti ve ne sono stati, lei li ha sollevati? Sì, io sono, l'idea mia, questo ho sempre avuto, di quello ho anche avuto un bellissimo lavoro. Facciamo che non fa nomi. Non faccio così, nomi, no. Così mi toglie un po' di soddisfazione. No, nessun nome, tanto li ho fatti, poi a giorni, insomma, vedremo, ringrazio anche la giustizia in merito. Che sta procedendo. Sì, e tra l'altro a giorni verrà un nome nuovo anche, che ho saputo oggi. Sempre di questi che si sono uniti. Su posti? Su persone che hanno tanti incarichi, che hanno si divertono favorito. Anche a... Il discorso è questo, io parto proprio da una frase, permettetela, di Almirante, se la gente si comporta male, no, se sono gli altri vanno in galera, se sono i nostri, ergastolo per non dire altro. Ora io devo essere il primo a dare l'esempio, no? Se un gruppo non dà l'esempio, difatti la provincia di Udine ha lavorato veramente bene Fontanini, però Fontanini è l'immagine, poi ha dei rappresentanti. Ad esempio io sono consigliere in provincia, ho la scuola con la Burto, con Presidi, ho lo sport con Virgili, ho i Fratelli del Mondo con lo stesso Fontanini, ho sempre lavorato e lavorato bene e ho difficoltà a fare consigliere provinciale, no? Per quello dico è possibile che tante persone, poi vediamo i giornali al giorno d'oggi, persone che hanno già una bella pensione dallo Stato, hanno già avuto e pigliano soldi non indifferenti, un attimino rivediamo. Va bene, insomma, comunque credo che il messaggio sia... No, anche perché si potrebbe chiaro, dare, si potrebbe, forte, utilizzare, forte, no? Sì, no, ma si potrebbe utilizzare anche una cosa adesso, questo è vero, che l'aveva già data Renzo Tondo a suo tempo, cioè adesso, in un momento di crisi, i 500 euro riusciamo a trovarli per dare alle persone che hanno... Però Della Pietra, il nome per un giornalista e che resta lì e non lo tira fuori, è un peccato. Ma in nome di chi?
Ah, non so, ha detto lei, che no, c'è un nome. No, lascia stare. Ma non sono sui giornali, potete dire, che sono giornali. Torniamo ad essere speciali, dai. Torniamo ad essere speciali. Torniamo ad essere speciali come questa trasmissione. E torniamo a parlare di cose, certo, di cose concrete con Tomasin. La questione delle infrastrutture, sia quelle, come dire, per il trasporto, terza corsia, piuttosto che, sia quelle per il trasporto di energia, per esempio. Dal vostro punto di vista, possono essere utili allo sviluppo oppure sono indifferenti? Allora, voi mattina convegno da CGL, il mio defur, spesso e volentieri tra i discorsi di Duce, anche dalla Camuso oppure di Dapozzo, il termine programmazione e strategie. Alle Ains, che in questa regione, io di om di sinistra rimpianci i team di Biasuti e Comelli Pardesi, manca una programmazione industriale, manca un plan delle energie, sì, manca un plan dei trasporti, manca un plan regionale delle attività estrattive, manca il plan urbanistico regionale, alle 30 anni che non vengono tutta questa. Fin quando non vengono in mano questi plans, è impossibile fare un discorso, una strategia. No, un plan urbanistico di Riccardo è stato fatto, Caltegni presente, l'anno passato. L'anno paesaggistico, sì. No, anche urbanistico. No. Non è qualche problema. Energia. Se manca un plan energetico, è chiaro che dopo arriva Eterna e dice, facciamo un elettrodotto di Re di Puglia fino a Basilian e metti lì un slack di Bez e le regioni si possono dire, va bene. Però io sono dubbioso che si fa, nel senso che da Ronco ha fatto un bellissimo articolo su un quotidiano, un edile ha detto che scrive, sono donne servitù di passaggio, anche alle terze corsie, coventi alle regioni, onestamente. La domanda è alla di Fassi, alle lui di Bessol, coventi? Secondo me no. Non coventi. Alle regioni, secondo me no. Senti, però una roba si può. E neanche l'elettrodotto di Puglia Basiliano. Siamo in voi di Sicilia. Faccia che va a comprare energia, dura che costa poco, per portare l'età energia. No, il rigassificatore, no, l'elettrodotto, no, quel di Son Plago, no, la terza corsia, no, coventi, la TAV. No, la regione? Vino la... dato per cui questi robi si coventi nella regione? Sai, è lui che la dà in consiglio regionale. No, secondo me no. No, forse da prima. Ma Iudà crea posti di lavoro, non lo sai. Per esempio, voi, la Danieli ha dato il via alla produzione di acciaio in Croazia. Non sai se posso volere di Ars, non sai se l'hanno ricaricato. Ma perché che noi abbiamo parlato dell'elettrodotto fino a Buri? Ma insomma, questa è la cecadisi. Io ho qualche dubbio. Calcenti, Tomasin, mi incuriosisce che roba che dud no, a dud, come che i cadisi americani, no, devo dal me ort, non stiamo a noi, però, poi le spese di un'altra banda, no, devo dal me. Ma, e vi è anche un problema, però. E vi è 500 milioni di lavori sfers dalla nostra regione a causa di un sovrintendente, che è la Picchione, che arriva di Roma, è un dirigente, per carità, pensi che faccia il suo fatto, però, no, al DDV, che c'è sovrintendente, dice, no, sono già via, progetto esecutivo, stabilito, eccetera, poi, però sono fers lì. Ma anche qui bisogna di qual è le motivazioni per cui le sovrintendente esprime pareri contrari su determinati robis. Io sono un ferroviere, allora, che altri dici là sul sito internet Nestri, che si chiama Linea Diretta, dove che si accede a me tramite numero di matricola e password, e sul lato avvio dice che dice il gruppo FS sulle questioni delle alte velocità. Allora, il gruppo FS dice, sì, per noi le alte velocità va bene, basta che sia di miste, viaggiatori, merci. Vedi tabella 6, un alva tabella 6 e il VO, velocità massima è ammessa sulla linea ad alta velocità. Lisbona-Kiev? No, in Italia, il gruppo FS. Allora, viaggiatori 300 km all'ora, merci, sa sto troppo? 60. 120 km all'ora. Allora, tutto a dispiegarmi un frutto di quarta elementare, a dispiegarmi, sì. Diciamo che fasi sta contemporaneamente su stessi binari, un treno che va a 300 all'ora e un che va a 120. Che va a 120 ogni 20 minuti, ogni 30. Però dobbiamo chiedere cosa pensa di queste delle infrastrutture. Allora, tutti questi no che abbiamo ascoltato hanno ovviamente diritto di cittadinanza. E dall'altra parte c'è chi spinge per fare determinate cose. Lei come la... Allora, se volete parliamo anche dell'elettrodotto, che era l'altro giorno su Son Plago, anche perché la vivo, perché passo spesso, e parlavo con le persone, no? Ora, diciamo che il lago, questa centrale della Terna, già tempo addietro aveva creato questi malumori, che comunque è stata fatta. E parlavo con varie realtà dei comuni, Bordano, Trasaghis, la vice sindaco, varie persone, e hanno detto l'energia serve, no? Chiaramente vanno curate chiaramente tutti gli impatti ambientali, per cui fare gli interrati, fare tutto, perché si sa che
i cavi ad alta tensione, è stato dimostrato che portano delle malattie, per cui vanno interrate. No, però è stato un po' dimostrato, come quel cellulare, chissà, un giorno sapremo, visto che il corpo è 70% di acqua, no, cosa sarà. Però lì tanti erano favorevoli, è chiaro che non devono vedere, cioè non devono trovare il freelance OTAN che viene, che i comuni dicevano posso chiedere il 3% dell'energia prodotta in Friuli. No, mi assumi anche 40 persone, faccio un esempio, per ogni comune. Mi garantisci tutte le cosette, perché loro per bloccare questa cosa qua hanno rimesso tanto. Ora, ci serve l'energia o no? Dobbiamo andare avanti, il piano regionale che è gestito dalla regione, dà risposta a tutti gli imprenditori, oppure questi devono andare all'estero? Parliamo, mi ha fatto caso della Danieli, Benedetti, è un'azienda che la fermano per eccesso di rialzo. Io vorrei un De Benedetti ad amministrare, sì, no? Ora dobbiamo dare una mano. Benedetti, eccesso di rialzo riferito ai titoli. Ai titoli, vuol dire Danieli, vuol dire sì, sta lavorando bene con la BS. La terza corsia idem. Probabilmente era talmente basso che oggi obiettivamente è un discorso un po' più. No, stavamo facendo un lavoro. Vabbè. Poi comunque l'energia bisogna, però bisogna garantire chiaramente, cioè bisogna fare, perché sennò sempre no. Io penso una cosa, che non è che sopravvive il più intelligente o il più forte, sopravviverà quello che si adatta. A volte mi fanno sempre la solita domanda, ma noi siamo come gli animali? No, perché semplicemente dico, piglia l'orso e lo metti del Polo Nord in Africa, al Moor, e il leone nel Polo al Timur. Solo che l'uomo... animali siamo però, no, dai, però ho capito, però l'uomo ti fa l'iglu, l'uomo ti fa l'iglu, e via. No, questa piega zoologica. No, ma ogni tanto fanno queste cose un po'... Non mi piace molto questa piega zoologica. No, nel senso voglio dire, bisogna anche... Tomasin, adattarsi un po' alle cose, non è che si possa. Bisogna sempre barattare, bisogna trattare, bisogna. Se mi dai 40 assunzioni, io ti faccio fare l'inquinamento termico del lago di Cavazzo. Se mi dai 28.000 kilowatt ogni sera, si può fare questo discorso? Sì, no, ma ecco, no, cioè, era importante. Non è che prima si diceva domino, cioè, per esempio l'elettrodotto Red Puglie e Udine Ovest, Basiliano, dai. Si può farlo in terra? Sì. Ha un costo maggiore? Sì. A carico di cui? Dal privato o dal pubblico? Carico dal privato, no, mi pare. Perciò non si può farlo? Terna c'è, allora, le TAV si può fare, mettiti un tiarze binari. No, la TAV mi pare che invece non... Si può fare, benissimo. Basta mettere un tiarze binari da ogni di chi due che sono già di Vignese fino a Trieste. E non è il problema, perché le aree già di proprietà DFS, le aree di rispetto che di qua di là, di un dei due binari, quindi ha le possibilità. Si può fare, in maniera differente di come... Le tasse sulla chiase, bisogna metterle sì o no? No, secondo me bisogna resgiavare lì. Cioè l'IMU diavale proprio? Sì, o se no applicarle come che l'aveva applicato il governo Prodi, quindi con grandi detrazioni, spalle prime chiese dai redditi medio-bassi. Della pietra. Ma non esiste, cioè la tassa sulla casa va eliminata, ma per un semplice motivo, che non è difficilissimo da capire. Bisogna capire dove vanno finiti i soldi, perché alla fine se vanno a Monte dei Paschi di Siena o in altri posti, dobbiamo capire dove vanno. Perché la tassa sulla casa, da quando io apro il latte la mattina, oliva sul latte, apro il gas, ho già una tassa, apro la doccia, è una tassa, cioè l'idraulico, il pittore, la luce, la televisione, è una tassa continua una casa, non esiste la tassa, ma proprio, cioè la casa non è, proprio non, né sgravi né niente. Avanti. No, tasse e imposte, perché il problema è sicuramente che è dal lavoro, Tomasin, però anche dalle imposte, anche da Tarsu e Aderiva, no? Che arriverà. Quindi, diciamo, non arrivino a fanno, cioè chi manchi il lavoro e aumenti le tasse. Cioè, questa equazione, cioè, venga fuori. Bisogna che tornino a recuperare i best delle politiche improduttive, i consigli di amministrazione, dei partecipati. Dipendenze? Parcia di no, si può, il comparto unico, fin là è fatto. Vi domandate anche non serve ai nostri sospis. Ci hanno detto. Ma anche che la regione si sono spostati in due. Ecco, boh. Quindi bisogna, diciamo, si può dire, con l'automazione, con le tecnologie, pardisi, du là che eri io, 30 firing in 36 di no, e voi ma spese improduttive, Tomasin, e anche quel che i vin, magari 1000 dipendenze dal comune di Udine e 22 dirigenze, i vin, 100 vin dirigenze in regione e 2000 dipendenze, c'è vino di fa. Chi sta il problema? I dirigenze sanitarie, per esempio, di nomine politiche, troppi no, in Tunan? Una bonde. Un slag di base. Voi di mattina le state dite che manca in 300 infermieri in regione.
Quindi il sistema sanitario ha un po' tenuto così... Si tiene a chiedere la pietra su queste... Ah, io soprattutto sulla sanità, tra l'altro uno... No, ma mangi in 300 infermieri. Sì, ma difatti una cosa assurda è questa. Sono contento che è arrivato il dottor Mauro Delendi, l'amministratore di Udine. Martignano. Un Furlan, no? Perché noi andiamo a prendere le risorse in Veneto, da tutte le parti. Parlo proprio con il dottor Lo Sasso, che lui è grande provincia, che è medico, che è nato a Napoli, e dice... Ma come? In ospedale abbiamo bisogno di andare a prendere all'estero. Allora, quando uno è vicino, sa la realtà, no? È chiaro che se il dirigente piglia più di 300 o 400 infermieri non va bene. Come pronto soccorso, deve essere immediato, a volte non hanno neanche il personale. Per cui ci sono tagli da fare, ma non al personale, ai dirigenti. Troppi soldi e troppi incarichi. Guardate ad esempio quello dell'INPS, visto che si parla dell'INPS, ha detto che lavora 20 ore al giorno, prende 1 milione di euro all'anno, ma si può? Come riesce a fare tutto bene? A dirigere l'INPS? Direttore generale? Sì, direttore generale. Come fa? Ha 18 incarichi. Come si fa? Allora, gli diamo 100.000 euro e fa uno. E ci mettiamo altre 18 persone a dirigere. Cioè, non è possibile una roba del genere. In ospedale è uguale. I sottodipartimenti, i dipartimenti dei dipartimenti. No? Soldi e poi c'è quel poveretto che magari 1.000 euro e ancora ti deve fare gli straordinari. Un direttore generale in epoca Illy, meno di 400.000 euro all'anno non se li portava a casa, insomma mi pare un po' eccessivo. C'è dici al Tomasin, si pensa a lui quanto era Illy che aveva chiesto? Ma io disse ammette tranquillamente quali che sono stati i sbagli di gestione Illy. Pensi dorme alle leggi su Cumiarcia, alle aperture domenicali. Contri, no? Io sì. Contri. Le leggi libertà sì, va di sulla domenica mi trovo sacagnate subito ridotte della pietra anche lei contro sulla domenica sì perché è una giornata di serenità di sì ma domenica sì. Allora scrivetelo, Pardisi, consiglieri perché... regionali subito. No, è una Pardisi, cosa di in aula. Pardisi, zona, queste robe insomma, non lo fa scompare di chi ha i paesi dall'Europa, no? Pardisi, in Germania sono provveduti, parles 4 domenici di apertura all'anno. Sì, il Land al po' decidi in Mancul. In Mancul? No, in Plui, in Mancul. Un passaggio politico in Costituzione, no, in Germania, le domeniche mitude come giornate di riposo. In provincia di Udine, da dove lei proviene, si sta tentando questo esperimento di rimettere insieme in qualche modo le anime della destra. Che idea ha lei e qual è il problema vero della destra? Ma è un po' un problema politico generale, però comunque la destra innanzitutto parte da una cultura di base, di fondo, chiaramente si mette la destra di fini, no, per l'amor di Dio, no? Però la destra, sì, no, ho capito la domanda, come la sinistra, si sta provando e soprattutto in Friuli stanno facendo questo esperimento, tra cui in Consiglio Provinciale ci sarà l'unione tra Fratelli d'Italia con la Meloni e Storace che arriva stasera che lo vado a prendere, di provare, chiaramente bisogna unire la destra, una destra non di stile, non a destra dove oltre, si adegua al cambiamento, Fini, dove non, ha delle... Oltre a Fini, chi non vorrebbe avere come compagno di viaggio? Casini. Beh, no, è di proprio... Destra. Di destra! Di destra, ti dico la verità, lui è quello, ma per il resto io mi hanno accettato con la destra di Storace, devo dire la verità, ho trovato delle brave persone. No, ma anche Furlan, se Stefano, anche Furlan, non ho visto, ad esempio Salmè che è andato al PDL, va bene, sì. Poi penso che siamo a posto, riusciremo a fare una bella destra, presumo. Sì, no, pian pianino. Tomasin, Tomasin, il SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, però il problema è tra Bersani e Renzi, insomma, no? Voi... Beh, no, alle primarie si è votato per Bersani, naturalmente. Insomma. Sì, quindi bersaniani. Finalmente Vendola si è dimettuto, l'ha saputo, praticamente sì. Lui il doppio incarico. Allora è presidente Region e nel Molave la chiedrei in Parlamento. Bon, lui lo aveva fatto come capolista per ma gli è voluto, Sal, Tomasin, gli è voluto. 40 dies, non hanno chiamato il governo. Non per Calvadio. Non fanno non governo, non voleva Molà. Questa è una cosa sulle persone, se posso dire. Prego. Per chiudere che a volte non è come se la canzone ciò che è di destra, ciò che è di sinistra. Ve lo dico volentieri perché mi è successo. Prima di Pasqua con la Seracchiani ci siamo fatti gli auguri. Una persona di classe, di stile, con Sauli, al mercato di Maiano, mentre al mercato di Allevati, il sindaco di Udine, che è veramente una persona che non ha neanche parole di cosa penso, ha chiamato la polizia, la quale ha una competenza, ha chiamato i vigili per farci mandare io al mercato, alla fine è andato via lui, appendeva lui abusivamente. A volte sono le persone. Sì, non sì, sei. Questo è facile. No? Cioè, sì. Pensa al Dionsel, Tomasin? Ma sì. Pensi che il Vedi comunque ha dato un cambiamento a queste città. Il problema che vi ho in questa campagna elettorale è che
che i candan già esperienza amministrativa andano un passo differente rispetto a intermediatri smart. Bene, e vi infinito, 26 minuti direttore, grazie, grazie a voi e soprattutto in bocca al lupo ad Angelo Tomasin, Sinistra Ecologia e Libertà, in bocca al lupo a Stefano Della Pietra, la destra. Buonasera. Alla prossima. Io non riesco al crepi e l'uovo, faccio che l'uovo. Sa che a lei, dopo fasi da sconsulenze, per vi dire, c'è mucca su Moarz che sviluppo. La convigna o il convegno? La convigna. Bene, alla prossima, grazie. Arrivederci.